ho seguito la pulizia e l'estrazione della cassaforte appunto di via Bernini. Io sono stato responsabile di portare la Golf, che era intestata a un giardiniere della provincia di Trano, adesso non mi ricordo se è Massara o Mazzara. Era una Golf bianca, mi ricordo una Golf bianca, che Matteo Messinatena la doveva ritirare in un parcheggio già che c'era Messinatena. Con i contenuti di quanto trovato nella, con tutto quello che era stato poi trovato nella cassaforte di Totorina. Ma guarda, posso pensare che la macchina non era solo, cioè il valore della macchina che era niente. Io ho sempre quello che ho pensato io, che nella macchina magari potevano esserci documenti più importanti che appunto Matteo Messinatena doveva ritirare. Lei ha sempre detto scarantinamente, fu anche interrogato. Allora, me ne assumo tutte le responsabilità, quello che sto dicendo oggi l'ho detto già all'inizio della mia collaborazione, sono stato interrogato dopo vari interrogatori, mi hanno proposto di fare un confronto con lo stesso Scarantino, un confronto audiovisivo con presente i carabinieri che l'avevano in gestione, Scarantino, funzionari della DIA e i magistrati di Caltanissetta, che allora si occupavano del caso. E nel confronto è uscito fuori lo sbugiardato, e ho sempre detto che lo Scarantino non era persona che sapeva cose di Cosa Nostra, o almeno queste cose importanti. Dove sono quegli interrogatori? Quelle sue dichiarazioni? Allora, quelle dichiarazioni non c'è nessuna traccia, non sono stato nemmeno mai interrogato, non sono mai sentito, soltanto dopo, a distanza di 15 anni, sono stato interrogato, ma comunque non è venuto fuori né interrogatori, né registrazioni, che mi risulta né niente. C'è stata una trattativa fra Stato e mafia? Non solo c'è stata, ma penso che fino a un certo punto c'è continuata ad essere.